parliamo con tanti dei personaggi del Don Giovanni, tutti i ragazzi del Conservatorio Perosi. Accanto a me c'è Emma Tontodonati che interpreterà Donna Anna questa sera. Sì, esattamente. Il mio ruolo di questa sera sarà quello di Donna Anna, un soprano, e ho quello che sarebbe il mio compagno, Promessa promesso sposo. sposo, Don Ottavio, interpretato dal tenore Emanuele Di Giandomenico. Poi ho, diciamo, la mia, La diciamo, tua compagna rivale, di che poi diventa sventure. compagna di sventura, Donna Elvira, interpretata da Chiara e Silvia Trapani. Poi abbiamo diciamo, il nostro, a volte guastafeste, Nemico. nemico e fedelissimo compagno di Don Giovanni, questa sera interpretato da Michele Perrella, Leporello. Leporello, e poi abbiamo l'ingenua, l'ultima preda di Don Giovanni che rischia di cadere nella sua morsa, che è Zerlina, e verrà interpretata domani sera da Federica D'Antonino, che questa sera gentilmente siamo un gruppo molto coeso, quindi restiamo sempre tra di noi nonostante si vada o meno in scena. Diciamo, questa sera lei sta con noi, domani sera noi staremo assolutamente con lei. Tanto sforzo, tanto impegno per portare in scena questa sera il Don Giovanni. Sì, perché comunque il Don Giovanni è un'opera, anzitutto di repertorio, quindi comunque abbastanza difficile sia per le voci che per l'orchestra, impegnativa, richiede tanta dedizione e tanto lavoro. Il lavoro che comunque c'è stato, abbiamo provato tantissimo fra di noi, tante prove d'orchestra, diretta dal maestro Castriota Skanderbeg, tante prove di regia con la professoressa Terreri, Daniela, e poi comunque per noi è una grande opportunità di buttare questi ruoli a questa età. Comunque siamo tutti ragazzi, studenti di conservatorio, ma un'altra opportunità è quella di lavorare con personaggi del calibro di Donato Di Gioia, e quindi che vestirà il ruolo del protagonista, Don Giovanni, quindi una grande opportunità per tutti, tutti noi. Opportunità, e poi il bello che Donato Di Gioia, che è famoso a livello internazionale, è molisano e viene proprio dal conservatorio dove studiate voi oggi. Sì, infatti io sono veramente felice di questa cosa, di questa presenza, perché non solo è diventato un maestro per noi, perché non solo ci ha insegnato come muoversi sul palcoscenico, abbiamo ascoltato molto la sua voce, la sua tecnica, ma lui è una persona molto umile e ci ha insegnato anche questo, come lavorare insieme sul palcoscenico per salire e andare in teatro e come comportarsi. Questa è la cosa più importante, penso, e questo significa avere talento ed essere professionisti. E per me è stato, per tutti quanti, penso, un grande insegnamento. Proprio sono molto contenta. Professione ed umiltà Sì. insieme, questa sera appunto con Donato Di Gioia in scena, emozione. Assolutamente sì, diciamo io vestendo i panni di Leporello e quindi del suo fido aiutante, ho avuto proprio l'opportunità di collaborare e di lavorarci fianco a fianco, e quindi è stato un grandissimo esempio da seguire e un eccellente cantante con il quale appunto poter lavorare. L'opera anche a Campobasso, finalmente per voi è importante questo, finalmente anche voi, non solo in un teatro, ma nel teatro più bello del Molise, il Teatro Savoia, insieme a nomi importanti, appunto. Sì, assolutamente. Poi io vengo da un'altra terra, io sono siciliana e sto studiando a Campobasso. Poter avere questa opportunità di debuttare questo ruolo in teatro non è una cosa da poco. La possibilità che ci dà il conservatorio è veramente inestimabile perché ci fa capire cosa vogliamo fare nella vita, come si fa e come affrontarla. Poi appunto poter confrontarci con grandi professionisti,
è veramente sia appunto Donato di Gioia, che veramente è stato per noi un grandissimo esempio. Per me lo è anche l'altra donna Elvira, Giulia, che anche lei è professionista. Sono molto 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 emozionata e molto contenta di poter far parte di questo cast con amici. È una cosa unica, più unica che rara. Coraggio, buona gente, voglia stare allegramente, voglia vivere e scherzare, voglia stare allegramente, voglia vivere e scherzare, voglia vivere e scherzare, voglia vivere e scherzare, voglia vivere e scherzare. Un'avventura fatta di lavoro, quindi professione, ma anche tanta passione, che l'ha portata a dove in giro per il mondo? Guardi, facciamo a ritroso, ultimamente sono appena stato in quel del Reggio di Torino, dove col maestro Gianandrea Noseda abbiamo eseguito per il Festival Alfredo Casella, compositore torinese, doc, la prima di uno spettacolo in coproduzione col Festival della Valle d'Itria, La Donna Serpente, che è stato trasmesso in diretta da Rai 5, e ha avuto un grande battage pubblicitario e ha ottenuto, credo, un ottimo successo a livello europeo, poiché è stato seguito in tutta Europa attraverso le radio, le televisioni, i cinema. In 20 anni di esperienza, cosa è rimasto più nel cuore di Donato di Gioia? Sicuramente la mia terra, dalla quale purtroppo mi allontano sempre con grande sofferenza, poiché ho qui tutti quanti i miei affetti, ho la mia famiglia, mia moglie e i miei figli, i miei genitori, tutta la parentela è qui nella mia città, e sicuramente ogni volta che si parte è sempre un pezzo di te che logicamente lasci in questa terra, perché le radici per me sono molto importanti. Thank you.